che è appunto il passaggio, il cammino, l'uscire, non rimanere sempre nelle nostre situazioni, ascoltare sempre lo squillo di tromba che ci sveglia dal nostro torpore, raccoglierci, passare il Mar Rosso, arrivare all'altra riva, cantare il canto della liberazione e continuamente camminare, camminare in un esodo continuo, perché noi siamo pellegrini sulla terra, siamo in continua Pasqua, in continuo passaggio, in continua evoluzione, non nel senso degli esoterici, ma nel senso che la nostra vita si evolve in Cristo Gesù e deve diventare sempre di più la vita di Cristo Gesù. La vita, appunto perché vita non è statica, non è fatta di consuetudini acquisite sempre le stesse, non è ripetitiva, ma la vita è novità di ogni giorno, è un cammino nello spirito ed è un cammino dello spirito dentro di noi. Dobbiamo essere sempre aperti alla novità di Dio e non essere mai contenti di noi, non essere mai acquiescenti a tutto quello che abbiamo fatto o facciamo, quasi che fossimo arrivati, sempre uscire dall'oasi, anche quando ci riposiamo per un giorno, poi l'oasi è soltanto una parentesi nel deserto, il nostro cammino è un cammino lungo, nel deserto, sotto la volta del cielo, sempre guidate dalla nube, abbiamo soltanto l'acqua dalla roccia che ci segue e la manna che scende dal cielo, nella povertà assoluta di tutte le altre cose, sempre con gli occhi protesi verso la terra promessa, sempre in avanti, sempre pronti all'ordine che ci viene dato da Mosè, camminare, 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 combattere contro i nemici che ci stanno attorno e attendere solo da Dio l'alimento giornaliero. Questa è la vita del pellegrino, questa è la vita di colui che è nella Pasqua del Signore. Camminare insieme, che significa camminare insieme? Nel deserto non si cammina isolati, guai a chi cammina isolato nel deserto, corre il rischio o di perdersi o di essere morso da qualche serpente o di essere accennato da qualche fiere che pure nel deserto. Quando invece si sta insieme si è difesi dalla comunità stessa e poi ci si sente vicini, perché se uno cade l'altro lo rialza. Camminando in carovana, soprattutto se la carovana è guidata dal Signore, con la nube non si sbaglia mai strada. C'è il tempo di fermarci, è il tempo di rialzarci e proseguire il cammino. Siamo noi, le truppe del Signore, il popolo del Signore in cammino. Fratelli e sorelle, non dobbiamo mai perdere di vista questa dimensione della vita carismatica, che è un cammino continuo, un cammino che noi svolgiamo nel canto. Si canta camminando e si cammina cantando, sempre avanti, mai tornare indietro. Alle volte può anche richiamarci il ricordo dell'Egitto che abbiamo lasciato, il ricordo delle cipolle, dei melloni, dei pesci, delle carni fumanti lungo le rive del Nilo, ma sono ricordi del passato,
dobbiamo invece puntare gli occhi in avanti, non mai più indietro, e gioire, gioire, perché il Signore è con noi e non ci lascia mai. Io camminavo sempre con te, ora qua, ora là, dove tu ergevi la tenda. Non c'era un tempio dove io riposassi, e non c'era per te neanche una casa fabbricata. Tu abitavi nelle tende, e anch'io abitavo nella dimora, nella tenda, vicino a te. Ecco il tempo ideale del nostro cammino, che dobbiamo ripetere nel cuore, non legarci alle cose che vediamo, ma legarci tra di noi, legarci a Dio e camminare, camminare, nella sicurezza di arrivare, nella sicurezza comunque che il Signore è sempre con noi e non ci lascia mai. Una cosa io vorrei inculcare prima a me e poi a voi: aprire gli occhi alle meraviglie di Dio, non camminare con gli occhi chiusi o con le orecchie otturate. Noi siamo il popolo di Dio e Dio cammina con noi. Ricordare sempre le parole di Dio, quelle che il Signore ci dice ogni giorno, e guardare sempre le meraviglie di Dio, quelle che Egli opera nel nostro gruppo, nei gruppi vicini, ossia avere gli occhi aperti alle cose di Dio, non alle cose degli uomini, non alle cose del maligno che pure so esistere in mezzo a noi, ma aprire gli occhi a ciò che merita di essere veduto, aprire l'orecchio a ciò che merita di essere udito. E ciò che merita di essere veduto è Dio operante in noi, ciò che merita di essere ascoltato è la parola di Dio, che non viene mai meno. Tutto il resto non conta, non conta. Come noi siamo deboli quando ci fermiamo a guardare le cose che non vengono da Dio, ce ne sono tante. Quando fermiamo l'attenzione delle orecchie nostre a sentire ciò che non è di Dio, ce ne sono tante. E sono il veleno nostro, il veleno che ci attarda nel cammino, che ci annebbia la vista, e la visione delle cose terrene, delle cose che scoviamo negli altri, delle cose che vediamo attorno. Ciò che non è da Dio ci attarda nel cammino, ciò che non è da Dio ci attarda pure nel cammino. Dobbiamo avere i paraocchi, per non vedere né a destra né a sinistra. Bisogna mettere la cera alle orecchie per non ascoltare le sirene che cerca di disturbarci. Noi siamo i figli di Dio, vogliamo vedere Dio sempre e ascoltare Dio finché siamo in cammino nel deserto, e rincorarci tra di noi, aiutarci tra di noi. Si dice l'Apostolo Paolo: chi è debole trovi aiuto e sostegno in chi è più forte. Chi è più forte vi aiuta al debole. Accogliamoci gli uni gli altri, senza giudicare le esitazioni degli altri, le debolezze degli altri, perché queste debolezze sono opere dell'uomo, non sono opere di Dio. E camminiamo senza puntare il dito su quello che vediamo di scorretto negli altri, perché quello che è scorretto negli altri non è opera di Dio, ma puntare su ciò che è di Dio, su ciò che è di Dio. E allora brillerà il nostro volto, la tua luce splenderà come il meriggio. C'era il Signore poco fa, quando eravamo nella saletta a pregare, allora se il tuo cuore si aprirà all'amore, se il tuo cuore si aprirà ai tuoi fratelli che hanno bisogno di te, la tua luce brillerà, sarai come un meriggio nel Signore. Per noi ci sarà sempre mezzogiorno. Fratelli e sorelle,
È la parola di Dio questa, che non deve entrare per un orecchio e uscire per l'altro orecchio, ma deve maturare dentro di noi e fare frutto. Oggi, se ascoltiamo la voce del Signore, non vogliamo indurire il nostro cuore. E allora, forza, fratelli e sorelle, camminiamo uniti insieme nel cammino di Dio, nella strada santa che Dio ci ha dato, dove nessun impuro cammina, dove non viene ad attraversarlo, ossia a camminare di traverso per impedircelo il cammino, né il lupo né il leone, perché la strada santa dei credenti, segnata dalla luce del Signore, della presenza del Signore. E allora la nostra vita si colmerà di frutti. Allora noi cammineremo sicuri verso quella terra che il Signore ci attende, che il Signore ci darà. Amiamoci gli uni gli altri, perché l'unico sentimento valido tra di noi è l'amore. Tutti gli altri sentimenti sono fallaci. Tutti gli altri sentimenti sono sentimenti che attardano il cammino e intorbidano la nostra vita. Noi siamo nati dall'amore e viviamo di amore. È per questo che la nostra vita è una vita di amore. Tutto il resto non viene da Dio. Amen. Allora Paolo, alzatosi in mezzo all'Areopago, disse: cittadini ateniesi, vedo che in tutto siete molto timorati degli dèi. Passando infatti e osservando i monumenti del vostro culto, ho trovato anche un'ara con l'iscrizione al Dio ignoto. Quello che voi adorate senza conoscere, io ve l'annunzio. E Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è Signore del cielo e della terra, noi siamo stirpe di Lui. Essendo dunque stirpe di Dio, non dobbiamo pensare che la divinità sia simile all'oro o all'argento. Per cui il Signore, dopo essere passato sopra i tempi dell'ignoranza, ora di ordine a tutti gli uomini di tutti i luoghi di ravvedersi, poiché egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare la terra con giustizia, per mezzo di un uomo che egli ha designato, dandone a tutti prova sicura col risuscitarlo dai morti. O Signore, la resurrezione di Gesù è il segno della tua venuta sulla terra per salvare l'uomo. Gli ateniesi licenziarono Paolo, perché questa parola non poteva penetrare in loro. Erano uomini che camminavano con la ragione, e la ragione era un velo. La fede non poteva penetrare, il mistero non poteva penetrare in loro. Però, Signore, resta sempre vero che la tua resurrezione è il mistero che si compie della nostra salvezza, e l'epilogo di quell'opera meravigliosa dell'incarnazione che passa attraverso la redenzione e produce la resurrezione del capo e poi di tutti noi che siamo coinvolti nella sua resurrezione. Perché tu salvi l'uomo tutto, nell'anima e nel corpo. E allora la paura della morte non c'è più, perché la morte è stata vinta. Signore, noi ti ringraziamo e ti benediciamo,
gli apostoli questi annunziavano camminando per il mondo che Cristo era risorto. Non facevano altri annunci. Questo era l'annunzio centrale. Tutto il resto era secondario. O Signore, ti chiediamo di essere predicatori della resurrezione di Cristo. Fa che ti mostriamo, Signore, in noi come vivo, come passato dalla morte alla vita. Fa che noi siamo anche dei risuscitati, dei risorti, che siamo immagine di Lui il risorto e che dovunque andiamo predichiamo la resurrezione dei morti. Liberaci, Signore, dal peccato che è morte. Liberaci da ciò che annuncia la nostra morte. Noi siamo il popolo vivente che ti loda. Siamo il popolo nuovo, un popolo dei risuscitati. Signore, noi vogliamo cantare come la tua resurrezione, così anche la nostra resurrezione, e camminare in mezzo ai morti annunziando la vita. Lode e gloria a te. Signore Gesù, quando le trombe suoneranno e la tua voce griderà, uscita dai sepolcri, quale spettacolo meraviglioso sarà allora, quando la terra restituirà tutti i suoi morti, quando tutti i cimiteri si scuoteranno e le tombe si vuoteranno, quando dalla polvere della terra tanti morti risorgeranno, quando il mare restituirà tutti i tuoi morti, allora tutta la terra sarà piena di viventi, perché tu scenderai dal cielo per giudicare i vivi e i morti. Quale spettacolo meraviglioso, Signore, vedere miliardi e miliardi e miliardi di uomini risuscitati alla voce degli arcangeli e tu sul trono per giudicare tutti quelli che dovranno andare alla vita eterna e quelli che scenderanno nell'abisso. Signore, noi sogniamo questo giorno meraviglioso quando squilleranno le trombe degli angeli e sogniamo il momento in cui sederemo accanto a te, a destra, in mezzo alle tue pecore sterminate di numero, quando ci troveremo miliardi e miliardi di uomini osannanti a te, che inneggiano la vita, quanti cieli si apriranno e questo esercito sterminato insieme con te penetrerà nei cieli, quanti i nostri corpi sederanno col tuo corpo nel regno celeste. O giorno meraviglioso, l'ultimo giorno della resurrezione dei morti. Alleluia. Come lo Spirito ha resuscitato me dai morti, così anche resusciterai il tuo corpo. E come sono io, sarai anche tu nel tuo corpo spirituale. Ma qualcuno dirà: come risuscitano i morti? Con quale corpo verranno? Il primo uomo tratto dalla terra è di terra, il secondo uomo viene dal cielo. Qual è l'uomo fatto di terra? Così sono quelli di terra, ma quale il celeste, così anche i celesti. E come abbiamo portato l'immagine dell'uomo di terra, così porteremo l'immagine dell'uomo celeste. Questo vi dico, o fratelli, la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio, né ciò che è corruttibile può ereditare l'incorruttibilità. Ecco, io vi annuncio un mistero. Certo, moriremo, ma tutti saremo trasformati in un istante, in un batter d'occhio,
Al suono dell'ultima tromba suonerà infatti la tromba e i morti risorgeranno incorrotti e noi saremo trasformati. È necessario infatti che questo corpo corruttibile si veste di incorruttibilità e questo corpo mortale si veste di immortalità. Alleluia. Signore, ecco la resurrezione dei morti. Il nostro corpo corruttibile diventerà incorruttibile. Il nostro corpo mortale diventerà immortale. Il nostro corpo animale diventerà spirituale. Certamente il chicco che viene seminato sulla terra non è quello che si trova nella spiga. Il chicco è morto, ma dal chicco morte nasce la spiga. E i chicchi della spiga rassomigliano al chicco morto, perché è nel chicco morto che c'è la spiga nuova, i chicchi nuovi. Così sarà anche di noi. Il nostro corpo mortale viene seminato e nascerà il corpo spirituale, che è ad immagine di quello che è stato sepolto, però si veste di incorruttibilità ad immagine dell'uomo celeste. Signore, è un mistero che noi non comprendiamo, ma noi adoriamo questo mistero e nell'attesa della risurrezione vogliamo conservarci santi e immacolati al suo cospetto. Alleluia.